La fisarmonica del maestro Lotto Zagari, il violino del maestro Fulvio Puccinelli, le percussioni di Giuseppe Romero. Signore e signori, benvenuti allo Sporting Stelle del Sud per la 16ª edizione del Premio Simpatia della Calabria, edizione 2023. Buonasera, ben arrivati. Facciamoci un altro applauso perché ci sta. Io, visto che c'è lo spazio, lo uso, insomma, passeggio un po' perché mi... No, stavo per dire mi diverto, in realtà sono un po' invidioso di quello che succederà più avanti, perché avremo dei momenti veramente incredibili questa sera qui allo Sporting Stelle del Sud. Ovviamente ci sarà una parte in cui intervisteremo, conosceremo dei grandi personaggi che sono i premiati, gli insegnanti dell'edizione 2023, ma avremo anche momenti di alta classe con la sfilata dei gioielli del maestro Orpo, quindi l'affidato testimonial della nostra manifestazione. E soprattutto grazie Michele, grazie Antonio per essere con noi anche questa sera qui a vivere questa serata ricca di emozioni. Prima di cominciare l'intera kermesse con tutte quelle che sono le interviste che faremo tra poco e conosceremo i personaggi prima di quest'anno, il piacere, come sempre, di chiamare accanto a me il presidente dell'associazione, incontriamoci sempre, Pino Strati. Pino, buonasera, ben trovato. Buonasera Pino. Buonasera a tutti. Siamo arrivati al 16º anno del premio Simpatia. Un'idea nata dall'associazione Incontriamoci Sempre, che ha sede nella stazione di Santa Caterina, che è stata adottata dall'associazione per premiare tutti quei personaggi, quelle eccellenze calabresi o di origine calabrese, che danno dei messaggi positivi, un'immagine bella, un'immagine pulita, un'immagine costruttiva della nostra Calabria. Sì, quando siamo nati l'idea è di inserire personaggi che danno lustro alla nostra Calabria, al nostro territorio. E vi assicuro che ce ne sono tantissimi, e negli ultimi anni abbiamo scoperto tanti calabresi illustri che danno davvero delle loro professionalità in altri territori. Addirittura negli anni sono venuti tantissimi personaggi dagli Stati Uniti, ricordiamo Walter Longo, Roberto Furfaro, Claudia Tapparelli, altra ricercatrice, ma tanti altri personaggi che hanno... personaggi di tutte le aree, qui abbiamo degli insigniti anche degli scorsi anni, l'anno fa il nostro magnifico rettore Zimbalatti, Michele Affidato nel 2018, anche il dottore Macheda un anno fa, che è un'altra grande professionalità del grande ospedale metropolitano e della sanità calabrese. Quindi abbiamo pensato negli anni, quando siamo nati quasi 25 anni, e da oltre 10, sono dal 2010, forse qualche anno prima, che facciamo attività culturale in una stazione ferroviaria, una piccola stazione che un tempo era... Non si presentava da quando è cambiato il regime di circolazione a livello ferroviario, però da quel periodo la nostra associazione è cresciuta insieme a questa stazione, tanto da assurgere a livello nazionale e a livello mediatico. Non dimentichiamo, nel 2021 siamo usciti sul TG2 per quasi 5 minuti, in un'ora di punta alle 13:30, uno share di quasi 5 milioni di spettatori. Nel giornale delle Frecce 80.000 copie. Su tutte le frecce a livello nazionale che hanno suggellato l'importanza e il messaggio della nostra associazione culturale, che è davvero molto importante, che finalmente parte da Sud, davvero qualcosa di straordinario. Allora Pino, prima di dare il via ufficialmente alla serata, ovviamente abbiamo già anticipato che ci saranno delle grandi eccellenze anche questa sera, andranno a far crescere il numero degli insigniti che nel corso degli anni ovviamente ha abbracciato le varie arti e le varie professioni, è doveroso da parte nostra ricordare un amico che è andato via da pochissimo, che noi comunque abbiamo già inserito nel calendario dei nostri eventi culturali, che era testimoniale tanti anni fa. Sì, lo vogliamo ricordare con un applauso perché lo merita tantissimo, Otello Profazio. Davvero è stato uno straordinario personaggio che noi lo ricorderemo. Apriamo la rassegna culturale, vedremo l'8 di ottobre,
della stazione di Santa Caterina, proprio ricordando Otello Pro Fazio, il personaggio, l'artista, l'uomo di cultura, perché lui ha interagito con tanti personaggi a livello nazionale. Quindi la città, mi dispiace dirlo, forse era un periodo un pochettino particolare a luglio, eravamo pochini al Duomo, quindi la città, anche le istituzioni non l'hanno tanto ricordato, quindi ci premeva ricordare questo personaggio che ha dato tanto alla Calabria in Italia e nel mondo. Bene, quindi allora io ti pregherei di fermarti un attimo qui, perché prima, ripeto, di cominciare con la serata ufficiale, con le premiazioni, abbiamo il piacere di chiamare qui con noi il padrone di casa, o meglio, rappresenterà l'intera struttura che ci ospita questa sera, quindi ho il piacere di chiamare con noi l'ingegnere Demetrio Lavino, che prego di raggiungerci. Facciamo un grande applauso, perché ci sono spesso delle idee, ingegnere. No, era previsto nella nostra scaletta, non te l'avevo detto per non metterti subito in agitazione, però abbiamo il piacere di averti qui, perché prima di tutto vogliamo ringraziarti di averci accolto all'interno della famiglia dello Sporting sotto le dello Sporting Stelle del Sud. Io spero di non sbagliare i nomi, perché sai, durante un'intera presentazione può capitare. Ma soprattutto quello che vogliamo fare noi come associazione di Controcercente è complimentarci per la visione che c'è di questa location. Noi la stiamo vedendo ancora probabilmente, ma neanche al 50% della potenzialità finale, perché l'idea finale è un'idea grandiosa, una idea gigantesca. Ce la racconti un po' più battute? No, allora noi è possibile. Siamo stati un gruppo di amici che poi si è allargato man mano, avevamo quest'idea di avere uno spazio in comune da condividere in mezzo alla natura. L'abbiamo trovato anche in centro città, e questo è stato un vantaggio un po', perché veniamo 2-3 volte al giorno qui, ancora è metà cantiere, metà finito. Diciamo da un paio d'anni godiamo della spiaggia, ma l'idea è quella lì, quella di condividere uno spazio in comune con degli amici, e sono tutti fondi privati che abbiamo investito, personali. Questo lo vorrei sottolineare, questo è un investimento personale, non c'è un intervento pubblico, no. Quindi è solo un'idea, esatto. Che comunque ci vuole un gran coraggio a portare avanti. Siamo una quarantina di persone che portiamo avanti questa idea, e la forza di stare insieme, questo. E poi ci sono gli iscritti che ci danno tanta energia, ogni giorno vengono qui, e noi siamo intanto emozionati a accoglierli, perché so che è un premio importante, forse anche in un luogo ancora non maturo per queste cose, però ci alleniamo. Grazie. Ma no, punto di visione, perché la visione è proprio quella. Grazie all'ingegnere, perché io ovviamente faccio presto solo la voce, ma in realtà è una grande idea del presidente Pino Strati e di Costanza Raniti, che vorrei chiamare qui con noi sul palco, perché lei è stata un po' il collante, un po' il motore, ci ha messo in contatto le due realtà, ma in realtà la vorrei chiamare un attimo, perché abbiamo il piacere di consegnare alla struttura Sporting Stelle del Sud una creazione realizzata dal maestro Rafoghi, che le ha affidato, portata dal nostro presidente e consegnata ufficialmente all'ingegnere Demetrio Lavino, da Costanza Raniti. Costanza è un pezzo importante del nostro web, è stato dall'inizio, io non sono abituato a questo pezzo. E quindi Costanza ci supporta e ci sopporta in tanti errori che facciamo, e quindi miglioriamo grazie ai suoi interventi, anche quelli degli altri. Va bene, grazie Costanza. Grazie Costanza, grazie mille, e ci auguriamo che la serata possa abbracciare quello che è il gradimento sia dei soci dello Sporting Stelle del Sud, sì, ovviamente di tutti gli ospiti che abbiamo questa sera. Allora io prego la regia di mandare il primo video contributo, perché partiamo ufficialmente con la premiazione. Architetto e designer, je suis sicilien, je suis à Paris depuis un peu de temps. J'ai défini mon travail d'exploration, de recherche. Je m'occupe de différents domaines de l'architecture, de l'architecture intérieure, de la décoration et du design d'art.
la Renaissance italienne et l'histoire de l'art français. Ma passion beaucoup pour traduire mon travail entre le raffinement français et le design italien. C'est en fait un peu l'héritage de la Renaissance où les artistes mélangeaient plusieurs domaines. J'ai eu aussi la chance d'avoir un appartement haussmannien. L'histoire, c'est très présent, surtout l'histoire française. Et aussi, je suis entouré, grâce à Véronique Smag, la galerie Véronique Smag, de deux pièces d'art. Dans mes meubles, alors, j'utilise beaucoup le marbre, mais aussi toutes les combinaisons de travail ancien comme la marqueterie. Je travaille des matières assez précieuses comme l'ébène blanc, des matières qu'on trouve aux enchères, avec des morceaux de bois qui datent même de l'époque baroque. La ligne Cratanis, c'est toujours une évolution. Par exemple, il y a des tables avec du marbre très simple, c'est du Carrara, le même marbre que Michel-Ange utilisait pour les sculptures, ou sinon des pièces comme des sculptures avec de l'obsidienne, de l'onyx. Je suis très honoré d'être choisi autant qu'invité d'honneur de la foire. Je suis en train de travailler sur la scénographie du hall et aussi des parcours. Ma recherche ciblait vers l'archéologie, c'est une connexion à tout ce qu'on était, tout ce qu'on est aujourd'hui. Mon idée, c'est de faire une espèce de liaison des meubles qui ont été découverts à Culanon, des meubles qui datent depuis 2000 ans et qui sont exposés là-bas. Donc je trouve que c'est très passionnant de ramener à l'archéologie dans mon travail et surtout à Paris, en France. Signore e signori, premio Sympathia 2023, l'architetto Stefano Trapani. Bonjour, messieurs. Ma come vogliamo, signori, Stefano? E allora, ovviamente il video è un video ufficiale, insomma, che è stato realizzato per presentare quello che è un po' il profilo, il tuo profilo professionale e soprattutto quella che è la tua filosofia legata all'architettura. Io vedevo un po' il sottotitolo, ovviamente mi scuso di non averlo trovato sottotitolato in italiano, però cercheremo in qualche modo di, soprattutto per chi non parla il francese, di sintetizzarlo, diciamo il fulcro centrale. Che è quello legato appunto alla tua idea, al tuo concetto di architettura, è creare una connessione tra l'archeologia e lo stato attuale. O comunque, se vuoi raccontarcela, noi l'ascoltiamo con piacere. Fondamentalmente questo è il video di presentazione di Modern Art Fair. A questo proposito, mi mandi la foto legata all'evento che ha appena sottolineato Stefano. Eccolo qua. E quindi questa fiera, Modern Art Fair, è una fiera che si terrà il 18 ottobre, che è ufficialmente dal 19 al 22 ottobre, sugli Champs-Élysées a Parigi, ed è una fiera legata a Art Basel e a Paris Plus. Quindi durante questa fiera, che è appunto legata al design, ma soprattutto all'arte moderna e all'arte contemporanea, ogni anno la fiera sceglie un invitato d'onore, e quest'anno hanno scelto me come invitato d'onore, quindi fondamentalmente questo era il video di presentazione della fiera. Un applauso ci vuole, attenzione, perché qua stiamo parlando di un personaggio l'anno, uno solo, tra ovviamente professionisti di livello eccezionale, quindi tra vari artisti. Cioè, è come vincere un mondiale, come vincere una competizione olimpica, la medaglia d'oro sostanzialmente. Non lo so, però diciamo fa così. Vabbè, noi, secondo noi sì. E qua c'è un altro applauso, attenzione. Allora, vi posso dire che proprio voi il volume del microfono un po' più basso, grazie. Quindi ti ha chiamato, tu sei l'ospite d'onore. Quello che stavo spiegando nel video è parlavo di archeologia, perché io in questa mia partecipazione a Modern Art Fair mi sono ispirato all'archeologia, soprattutto al sito di Ercolano, perché ad Ercolano hanno ritrovato dei mobili che datano di oltre 2000 anni, quindi è una cosa eccezionale, quindi poter vedere l'archeologia del design e il design contemporaneo. Quindi oltre ad aver progettato le hall di Modern Art Fair, loro mi hanno dato uno spazio di 50 metri quadrati legato all'hall di ingresso, dove esporrò dei miei pezzi e ci sarà anche installato una specie di studio di architettura. E tra questi pezzi mi sono ispirato al neoclassico, che poi è nato grazie alla scoperta di Pompei di Ercolano, con qualche pezzo che evoca
diciamo, l'archeologia. Infatti proprio nel testo della fiera c'è scritto stato un Trapani convoca l'archeologia. Insomma, diciamo che l'argomento è molto vasto, avrebbe bisogno di parecchio tempo per affrontarlo, però ci lascia già intravedere quello che possa essere la portata di questo tipo di evento. Insomma, parliamo sicuramente, tutti gli occhi del mondo sono là su quel posto sostanzialmente. Diciamo che in quei pochi giorni Parigi, proprio perché oltre a Modern Affair c'è Art Basel, che si chiama Paris Plus by Art Basel, graviteranno i grandi collezionisti più importanti di arte moderna e contemporanea del mondo, perché è un richiamo, diciamo, internazionale. Sarà una cosa che ti ha portato lontano dalla tua terra, perché chiaramente tu ti sei formato qui. Sì, ho studiato a Reggio Calabria e ho fatto l'università qui. Diciamo, credo che sia stato un po' casuale, perché prima di laurearmi ero degli amici parigini e loro mi hanno detto perché non vieni a fare un'esperienza dopo la laurea a Parigi, e quindi io, è stata una cosa casuale. Poi insomma, da lì avevo un tocco di culmine, anche un po' certo una sana ambizione. E la Sicilia invece? Io sono nato a Palermo, quindi la Sicilia per me è un mio appendice, quindi amo molto la Sicilia, lavoro anche in Sicilia ma come in Calabria, perché ho sempre mantenuto, essendo architetto e quindi fondamentalmente siamo in Europa e quindi possiamo lavorare in tutta Europa, anche con uno statuto fiscale italiano, francese o quello che vogliamo, quindi mi dà la possibilità di rimanere anche al sud pur essendo di base in Francia, Parigi e la Sicilia. Sicuramente è una mia prerogativa, soprattutto taormina, perché ho casa lì. Quindi tu hai già la possibilità di confrontarti spesso, ovviamente per lavoro professionalmente, anche con personaggi eccentrici, se vogliamo, perché dovendo disegnare gli interni o anche gli esterni delle abitazioni, e tu l'avrei fatto anche in Cosa Smeralda, se non vado errato, in Cosa Azzurra, chiaramente può capitare di trovarti di fronte a richieste particolari. C'è qualche aneddoto che ci vuoi raccontare, qualcosa di particolarmente strano, di inusuale? Senza fare nomi, ovviamente. Sicuramente, diciamo, la cosa interessante lavorando in questo caso a Parigi e avere la possibilità di avere come clienti le collezionisti d'arte, per cui adesso sto facendo proprio in questo momento, ho appena iniziato da pochi giorni un cantiere per una collezionista francese, ed è bello ragionare con loro, perché per loro la priorità è l'arte, le opere d'arte che devono esporre in questi grandi appartamenti, e quindi l'approccio di una persona molto colta e lo scambio in questo caso rivolto magari non tanto verso l'armadio ma verso quello che si vuole, insomma, mettere in valore, è molto interessante, perché c'è uno scambio culturale. In ogni caso tutti i miei clienti, dico anche quelli che ho tanti, ho avuto a Reggio Calabria, mi hanno dato moltissimo, perché comunque mi hanno dato intanto la fiducia di potermi esprimere, e anche grazie a questo che mi sono creato il mio background e il mio curriculum. Se non c'è un consiglio che tu daresti a un giovane architetto legato principalmente alla professione, e poi magari un consiglio personale che ti interessi di dare a un neolaureato? Vabbè, un cliente che chiama in questo momento. Vabbè, capita. Scusami, puoi ripetere. C'è un consiglio che ti senti di dare a un neolaureato, un giovane architetto o qualcuno che sta cominciando, insomma, prendendo i primi passi nella tua professione? Sì, sicuramente di avere un obiettivo, cioè di sapere, perché credo che sapere quello che uno vuole è già una mezza vittoria. Poi sicuramente documentarsi, credo viaggiare tanto, perché rimanere soltanto in un posto non ci aiuta a crescere. Bisogna andare fuori, anche vivere in quel posto, non soltanto andare in vacanza o fare le foto dei monumenti, ma vivere, perché vivere significa acquisire delle informazioni che possono essere utili per la crescita personale e professionale. Alessandro, facciamo vedere qualche altro foto. Ecco, vogliamo commentare un attimo assieme. Questa è una pubblicazione. Questa è una pubblicazione del mese di settembre, proprio di questo mese, di Côté Sud,
Côté Sud è una... ho voluto scegliere questa foto perché questa è una foto... Torniamo sulla foto di prima, per favore, la foto numero 2. Allora, sì, questa è una pubblicazione di questo mese di Côté Sud, una rivista francese per l'architettura europea, infatti si trova anche in Italia, a Milano. Ho scelto questa foto perché è una casa di Reggio Calabria, esattamente di Campo Calabro. Ah, ecco, questo non me l'avevi detto. Ecco, di un, diciamo, la, sono stato molto orgoglioso perché la redazione di Côté Sud, che è appunto a Parigi, è venuta a Reggio con la sua troupe, fotografi e insomma, giornalista, perché amavano moltissimo questa casa, che è di un cliente reggino, col quale insomma mi sono divertito a, a creare questo ambiente, perché era un, lui è un esteta, e mi ricordo la prima cosa che mi disse architetto, la prima cosa l'estetica, poi la funzionalità. La vediamo dopo, quindi è una cosa a cui sono legato. Abbiamo fatto al contrario di solito, sono partito dalla parte estetica per arrivare a quella funzione. Sì, quindi anche per questo c'è anche cliente a Reggio, l'ho trovato appunto di clienti estrosi, tra virgolette, ma persone le, dove magari l'estetica per loro era la cosa principale, lui è un estetico. Però ti faccio un'ultima domanda. Proprio legata comunque, partendo da questa foto, l'idea che un tuo lavoro, una tua intuizione, un tuo progetto possa influenzare il modo di abitare, il modo di creare un interno oppure un esterno, che responsabilità? Ma non lo so se è una responsabilità, però sicuramente per me è una ricerca per dare insomma delle emozioni nuove. Infatti chiedo sempre, tra l'altro sera qui è presente una mia cliente con cui abbiamo scambiato delle parole poco fa, e le chiedo sempre alle persone come vivono le case, perché poi quello che a me interessa, naturalmente il risultato estetico è importante perché faccio una ricerca e questo è il mio lavoro, però poi a me interessa tanto come i miei clienti vivono lo spazio, l'ambiente, l'arredamento, la decorazione, i volumi, perché mi piace per sapere il dopo, non il durante o il prima. Teodoro, è stato un grande piacere averti qui, ormai ci siamo scambiati tanti messaggi, perché questa voleva essere non una semplice intervista, neanche un semplice scambio di battute, più che altro voleva essere un confrontarsi, conoscersi e soprattutto vivere insieme a tanti amici, perché hai avuto il piacere insomma di avere la presenza di tanti colleghi, tanti amici della città qui, sì. E mettersi, diciamo, non dico in gioco ma a nudo, così, liberamente. Eccomi qua, sono tornato, sono Stefano. E sono qui a Reggio Calabria per tirare il premio Simpatia 2023. Signore e signori, Stefano Grafani consegnano il premio verso Antonio Affidato, e il DJ che si è fissato di nuovo, volevamo coinvolgerlo perché giustamente deve anche gestire anche il signora, ci dà una mano, lo consegnerei il premio a Stefano, vabbè, e giustamente siamo il padrona di casa. La signora Lavino insieme ad Antonio Affidato consegnano la targa realizzata dal maestro Affidato, e soprattutto facciamolo vedere, perché questo, diciamo, è storico per quanto riguarda le ferrovie, la storia delle ferrovie, è il Perseo, è l'orologio, la tasca che i capostazioni hanno sempre avuto, insomma hanno scampato. Soprattutto noi capotreno, ex capotreno, questo orologio, caro Stefano, e del 1930-40. Grazie mille. Signore e signori, Stefano Grafani. Grazie a tutti. E anche un piccolo promovireggio già abbiamo ospitato. Grazie mille Stefano. Antonio, grazie tanto, noi fra un po' avremo modo di scambiare due chiacchiere. Grazie anche alla signora Dolina. E allora, Pino, possiamo far partire la seconda parte? Dammi l'ok, sono pronte le ragazze. Sì, Pino sta di fa. Siete per fare il balletto? No, sono pronte. Sì, sono pronte. Aspetta che...
creazione questa sera era premiata da un'opera del maestro affidato, Orafo in Crotone. Abbiamo anche il maestro affidato in prima fila, lo vedi? È lui che l'ha. È molto bello, è un mondo, vedi, con l'Italia e lì. Beh, io ringrazio il maestro che qui alla mia sinistra, al centro, di questo spettacolo se lo merita, perché l'autore di questa opera è lui. E se io mi darò un ricordo piacevole, nel mese della gita piacevole a Sanremo, non lo trovo a lui. Abbiamo visto dei grandi premi alla professionalità degli italiani nel mondo perché ho messo gli occhi su questa grande opera del maestro affidato. Sono amico e voglio bene anche l'affidato, il gusto, il piacere, la bellezza di vedere queste cose, non immaginavo proprio così bene. Molto bello. E poi l'opera del mio grande amico, Michele Affidato, e ringrazio anche lui per la sua opera. Ciao Michele! Con pezzi unici l'evoluzione del gioiello dall'antica Magna Grecia ai giorni nostri.
Lasciamo giusto qualche altro secondo le ragazze per permettere all'intera platea di ammirare queste meraviglie, la storia del gioiello, questo viaggio dalla Magna Grecia ai giorni nostri, attraverso lo studio, l'idea, la visione, la tecnica, le grandi scelte, ma soprattutto la grande passione e la grande sensibilità del maestro Michele Affidato. E insieme a lui, Antonio Affidato. Adesso tanto di sicuro ragazze possono andare, però sono anche restare perché è un sì, ci mette, facciamo questa chiacchierata. Allora Antonio, praticamente possiamo abbassare la musica poco perché facciamo due chiacchiere insieme a Michele e ad Antonio. Intanto Michele, grazie per essere qua. Tu tra l'altro io nel video molto spesso vedo i presentatori, quelli bravi, quelli seri delle TV nazionali, che ringraziano la presenza del maestro Affidato in prima fila. E questa sera posso dire grazie di essere con noi in prima fila, di essere con noi a Reggio Calabria ancora una volta. Intanto grazie a voi, buonasera a tutti, per me è sempre un piacere poter ritornare a Reggio Calabria, vivere il premio per me da tanti anni, Pino, e anche tu portate avanti con tanti sacrifici, di questo veramente vi apprezzo, perché dico sempre che sono tanti i premi che mi realizziamo, però in questo premio ho trovato una famiglia, perché poi non è solamente questo giorno che viviamo insieme, ma durante l'anno sono tante le iniziative che portiamo avanti, per cui veramente bravi, come dicevo, sono onorato di poter partecipare, realizzare poi anche i premi per gli illustri ospiti, tanti personaggi che con tanti calabresi emigrati, gente che viene in Calabria, anche gente che vive fuori, però sempre legata alle nostre radici ben sane, quindi per noi non vogliamo, al fine di rappresentare quello che è la nostra terra, lo facciamo attraverso la nostra opera, raccontando quello che è l'evoluzione Gioiello, ma anche attraverso tante sculture dove raffiguriamo tanti monumenti della nostra terra, perché ecco, per noi questo è molto bello e siamo qui onorati come possiamo esporre le nostre ragazze, perché veramente grazie a voi per quello che fate e noi in qualsiasi vostro evento ci saremo sempre. Se noi siamo onorati di essere anche noi. Grazie, tutto nostro. Noi lo scorso anno, quando abbiamo avuto il piacere di conferire il premio Sintetico ad Antonio, abbiamo usato una piccola metafora, non so se la ricordi, la metafora della staffetta, cioè a questo punto la casa ora fa Affidato, non è più semplicemente portata avanti da un solo corridore, ma da due corridori che si stanno insomma contendendo questa staffetta. Bisogna vedere chi corre di più, chi corre di meno. Io spero che corri lui. Esatto, sì, ma tu però sei duro un po', Antonio, com'è questo rapporto padre figlio? No, diciamo che intanto ecco, tra me e Antonio, io quello che ho apprezzato di Antonio, perché poi Antonio è andato via da casa all'età di 16 anni e ritornato da 26, quindi da capire che ha fatto studi un po' in tutto il mondo, anzi ti dirò che quando dopo che è ritornato dall'Inghilterra un giorno viene a capire con l'interpretore e mi dice papà vado in Serbia, dico come? In Serbia devo diventare tutte le mani, cioè come sto fatto, dico, mi preoccupa la cosa, invece no, abbiamo riscoperto che ha fatto 2 anni in Serbia, dove in questo gioco di cultura c'ho 18 anni, dove c'era questa scuola di scultura che per Antonio, ecco, la cosa che mi ha detto da sempre, papà io non voglio fare un po' più in foglia della tua attività, ma voglio fare qualcosa di diverso, quindi lui ecco, e allora fu scultore, perché si interessa più sulla scultura e fa questa scultura gioiello, perché ecco, diciamo che ci ricordiamo, però alla fine sono due settori diversi, ma io spero che lui, cioè non già sono passato. Sono due strade parallele, no Antonio? Una bellissima mostra dove ha inaugurato proprio Reggio, il 50° dei bronzi, quindi ecco, per noi questo è un grande onore, un grande piacere, ma poi come papà è una grande soddisfazione, litighiamo comunque. Vabbè, ma quello ci sta, fa parte del rapporto, no? Vabbè, come se non fosse così. Antonio, come sta andando l'analisi in giro per l'Italia ormai? Perché sono partiti da Reggio, ma poi ha toccato tante tappe. Innanzitutto buonasera a tutti, volevo legarmi prima di tutto a sia le parole di mio padre dicendo che qui c'è un senso di casa, quindi di famiglia che... Ed è sempre un piacere avvertire e sentire quando ritorno qui, ma non solo il tema che per Reggio, per tutte le cose che mi ha regalato questa città che adesso andrò a rielencare. E anche le parole dell'architetto dicendo che soprattutto per un artista è fondamentale viaggiare. Io comunque più d'arte è una cosa che ho capito già da piccolo e il viaggio è stata una componente fondamentale per quanto riguarda la forma mentis, la scoperta, la ricerca di quello che poi non solo una ricerca artistica, quindi storica, riguardo la storia di conoscere le storie dei popoli, ma riguardo anche un aspetto personale. Viaggiando si conoscono altre culture, ma soprattutto si conosce
se stessi, cioè si riscopre se stessi. E riguardo a ciò, appunto, la mia ricerca artistica è nata in modo ramificato rispetto a quella che appunto è iniziata mio padre, una prima generazione legata al gioiello, quindi alla rotisseria. La scultura è un po' l'evoluzione, se vogliamo, è un po' come un gioiello in macro, in grande, lasciando spazio a quelle che non solo sono le stesse ricerche, quindi le stesse tematiche legate alla Magna Grecia, alla valorizzazione e tutela del nostro territorio, ma anche a quella che è una ricerca personale, che sarebbe il connubio, appunto, come ha detto mio padre, tra la scultura e il gioiello. Appunto la Ravis è nata qui, è nata a Reggio Calabria, è nata all'interno del calendario del bronzo di Riace. Ho avuto l'onore di esporre nella Pinacoteca di Reggio Calabria a fianco di opere incredibili, e per me è stato un grandissimo onore avere questa possibilità, che da lì poi è diventato un boom che io sinceramente non mi aspettavo. E questo boom ovviamente è iniziato qui a Reggio, poi è continuato verso Crotone nel Museo Archeologico di Crotone, al momento in una provincia, è a Roccella, e abbiamo già chiuso quasi tutti i musei italiani, quindi come rete museale saremo su Taranto, Roma, Milano, ma soprattutto il grazie più sentito è a mio padre, che comunque mi ha dato le basi di tutto ciò, ma a tutto il gruppo di Ravis, a Reggio Calabria soprattutto, che è una città che mi ha dato tantissimo, mi ha risposto. Io, i cittadini, i reggini, quando venivano alla mostra mi scrivevano, mi chiamavano, ho avuto un calore che non è scontato, cioè, quindi veramente ringrazio tutta Reggio di questo. Non è scontato, ma lo diventa quando si inventa quest'arte, questa grande arte. Quell'arte è comunicazione, siamo all'interno di un grande calderone, quindi che sia oroficeria, pittura, architettura, design, sono tutte discipline con un unico obiettivo, cioè comunicare. E noi speriamo di farlo sempre in nome di una bella regione, di una bella storia che ci appartiene. Già la facciamo una grande. Quindi a proposito di arte, c'è un settore dell'arte che ti sta particolarmente a cuore, ma che ti ha visto protagonista e ti vede ancora protagonista, è quello dell'arte sacra. A partire, insomma, dalla sicuramente la Madonna più amata da Paolo Guidilla, che è la Madonna di Cestopova, che tu hai ovviamente, su cui hai lavorato nella ricostruzione di Diadema, ma poi da lì tanti altri lavori per la Santa Sede, tanti altri lavori per tante chiese in tutto il mondo. Sì, l'arte sacra è una forma d'arte che è una particolare forma d'arte. Io diciamo non è che do più attenzione all'arte sacra, io la scopro prevalentemente come creatore di gioielli, però ecco, nel mio percorso artistico sono stato sempre affascinato e appassionato all'arte sacra. Ho studiato su questa arte sacra, faccio parte della Fondazione del Centesimo Sanus, che riprende un po' quella che era l'enciclica di Giovanni Paolo II, dove ho fatto gli studi teologici dedicati ai laici, cioè, da lì la mia formazione e poi ecco, la valorizzazione tanto per l'arte sacra. Proprio come dicevi, questa della Madonna di Cestopova, che è una delle Madonne più conosciute al mondo, dove arriva questa richiesta proprio dei monaci paolini di Osnaluro di Cestopova, dove abbiamo realizzato in occasione del 300° anniversario della prima incoronazione di questa Madonna, in quanto Papa Clemente XI donò questi diademi della Madonna di Cestopova nel 1917, sono stati catturati, quindi la chiesa polacca, che poi la Madonna di Cestopova è la Madonna di Nazione, la nostra città, ha inteso di fare questi diademi, e quindi ecco questa commissione, questa piccola attività nella Calabria, e quindi ecco grande gioia per questo incarico, ma anche forte trepidazione, ma ecco, è stato un bellissimo incontro, e poi da qui sono nate tantissime attivo per l'arte sacra, non ultimo abbiamo fatto anche le corone per la Madonna di Porsi, non ultimo quello di Roccella, ma abbiamo realizzato i segni papali per Papa, sia Papa Benedetto che Papa Francesco, ma anche siamo stati chiamati nel 50° anniversario del Consiglio della CEI, in quanto hanno festeggiato questo grande evento a Roma tutti i cardinali d'Europa, e ecco, mi sono trovato con loro, insieme a loro, anche la Presidente della Repubblica, quindi ecco, delle volte magari è qui. Pensi un po', perché alla fine io, al di là se delle volte vivo questi grandi palcoscenici, cioè quello che mi piace è quello di stare nel mio laboratorio, vivere la mia famiglia, i miei amici, è un po' mi stressa, non devo spettacolo, però purtroppo, fortunatamente per la loro ci deve andare, però devo dire che è quello che piace stare nel mio laboratorio. Ma la posso dire che la mia libertà di lavoro? La posso dire? Certo,
la posso dire ufficialmente, quella piccola cosa, che non è una piccola cosa, la posso dire. Questa qui, guarda questa. La posso dire. Signore e signori, Michele Affidato è orato ufficiale del Vaticano. Diciamo, non è una cosa da poco, non è che ha fatto dei lavori per... Adesso è ufficialmente... Stiamo lavorando sui progetti importanti che prossimamente verranno pubblicati. Ci fa piacere che c'è questa considerazione. Poi io nell'arte sacra, quello che mi piace è che attraverso l'arte sacra riesce a raccontare quello che è un santo, un'icona, una statua, quello che è un luogo, quello che... È il percorso di questa opera, perché sono tante le opere che abbiamo realizzato e adesso la vediamo un po' più vicina al Papa Francesco, e questo è un po' che farci piacere. Allora, solo un'ultima domanda prima di proseguire poi col premio. So che tu sei anche testimone dell'UNICEF, quindi il tuo tempo, la tua solidarietà messa a disposizione di questa grande organizzazione internazionale, poi più tardi ovviamente avremo modo di parlarne in maniera più specifica con una delle premiate, ma non è un segreto, c'è con noi anche Alessandra Lavella, che è coordinatrice della dell'UNICEF provinciale. Tu però sei testimonial, vogliamo insomma da te sapere come si sta muovendo. Sono prima stato testimone all'UNICEF e penso che sono stato nominato testimone all'UNICEF proprio all'Università Mediterranea. Io ho ricevuto questo conferimento e poi da testimone sono diventato ambasciatore, per cui questo è un po' che farci piacere, poter sostenere tanti progetti. Poi in Italia l'UNICEF, ecco, si identifica per la sua grande raccolta. L'UNICEF è una grande famiglia in Italia, ma una grande famiglia in Calabria, perché in Calabria ci sono dei comitati veramente che stanno facendo un grande lavoro. Questa sera c'è appunto una rappresentanza, c'è la nostra cara Alessandra Tavella che sta facendo veramente un grande lavoro per Reggio Calabria, e anche se la nostra terra è una terra veramente con un grande disagio economico, quando noi facciamo delle raccolte risultiamo sempre quelli più bravi, quelli che raccogliamo di più, quindi quelli più generosi. Perché questo non può che farci piacere, e quindi ecco, l'UNICEF ci considera molto, ma dicevo, Alessandra veramente sta facendo un grande lavoro da tanti anni. Questa sera sono veramente onorato che vi venga riconosciuto questo premio. Un applauso, grazie. Noi ovviamente abbiamo sempre, vieni pure, perché ovviamente noi non restiamo mai indietro, naturalmente. Abbiamo il piacere. Dov'è il maestro Ferraro? Maestro Ferraro, dove sei? Maestro Vincenzo Ferraro, dove sei? Forse si è un attimo allontanato. Beh, comunque intanto che si avvicina, chiamerei anche il maestro Caridi, perché per Michele Affidato e Antonio Affidato abbiamo sempre dei pensierini, ovviamente pensierini per modo di dire, perché sono cose molto importanti, soprattutto Marchiati Calabria. Eccolo qua, maestro Ferraro, vieni maestro, ne approfittiamo della tua presenza anche per chiamarti qui e consegnare ovviamente questa meravigliosa realizzazione in ceramica. Il maestro rappresenta quella che è l'antica arte della ceramica di Seminara, ma in sostanza rappresenta un altro aspetto, un'altra area di quella che è proprio la parte artistica. Intanto voglio ringraziare sia Ferrari per le tanti premi, che anche lui realizza tantissime opere, cerca di rappresentare al meglio quello che sono le sue creazioni, ma anche rappresentare eventi che, ecco, portano gusto alla nostra Calabria. E poi voglio dire anche con Caridi, voglio dire una cosa che abbiamo fatto insieme, cioè non abbiamo fatto insieme, avete fatto voi. Hanno fatto una grande raccolta di dolci e l'hanno portata alla mensa dei poveri di Crotone, quindi veramente complimenti per quello che fate. Adesso di questo ne parliamo dopo, intanto lo doniamo a Michele e Antonio. E più avanti poi presenteremo, sì, poi vi spiegheremo che cos'è, perché ci sarà un pensierino dolce. Perché tu conquisti le persone con l'arte estetico, con la bellezza, con l'arte. Noi cerchiamo di approfondire anche con il gusto. Quindi nel nostro piccolo cerchiamo di dare il nostro contributo. Grazie. E vi do una piccola dica, più tardi lo sento che ti faccio. Aperto questa parentesi. Va bene, grazie a maestro Caridi, grazie a maestro Ferraro. Adesso abbiamo ovviamente immancabile un po' di profumo di Calabria, il bergamotto di Reggio Calabria. E questo è per Antonio. Ah, questo è per Antonio. da parte della Callipo, altra azienda, insomma, a noi vicina. Bene, signori, grazie.
Sì, ah, il piatto maestro, diamo Antonio. L'ho visto il maestro che stava così. Vabbè, affido le mani, lo diamo assieme. Va bene, maestro, possiamo liberare le ragazze anche, grazie. Maestro, però, aspetta un secondo perché la permettiamo, già che sei qua, per te una piccola targa che abbiamo voluto realizzare, sei sempre squisito. Questo lo do io al maestro affidato, lo mettiamo. Ti devo vicino a fare ancora. Per beneficio dei fotografi, il maestro Ferraro riceve da Pino Strada, presidente di Contreavaci, una piccola targa ricordo della nostra serata. Grazie a te. Nel frattempo adesso ragazzi, vogliamo tornare la musica, le ragazze fanno il serpentone finale e accompagnano la bellezza di questo. Il maestro dell'affidato è Antonio Affidato e alle ragazze che hanno veramente impreziosito questa serata con la loro bellezza, la classe e eleganza dei gioielli della Affidato. Prego regia, prossimo video di presentazione del secondo premiato. La dottoressa Alessandra Pavella. Questa è tutto qui, prego, non è per piacere, per onore averti qui, prego, domani di buono, buonasera a tutti. Buonasera a te soprattutto, un tipo da stadio praticamente, beh tu giochi in casa qui, tu giochi in casa, ma secondo me più che perché giochi in casa è un applauso, sincero, un applauso di cuore perché abbiamo potuto ammirare e apprezzare attraverso il tuo video introduttivo le varie attività che l'Unicef, tra l'altro beh, l'Unicef la conosciamo tutti quanti, sappiamo cosa fa, sappiamo che è in tutto il mondo. Quello che molto spesso a noi sfugge o non ci rendiamo magari conto perché non abbiamo contezza toccando la gomma è dell'attività sul territorio, perché sul territorio l'Unicef si muove, verde e grande. Ecco, vorrei con te appunto conoscere meglio e che ci raccontassi tutto quello che l'Unicef rappresenta per il nostro territorio, lo facciamo anche attraverso una carrellata di immagini che abbiamo visto assieme. Io ho visto prima Cuorino Sospeso, Regalo Sospeso, sono tutte delle iniziative che ti pregherei di raccontarci. Allora, innanzitutto grazie, permettimi, sono una breve. Fai tutto quello, sei in casa. All'associazione Incontriamoci Sempre, non solo perché mi ha ritenuta meritevole di questo premio, ma proprio per l'attività che svolge sul territorio, che ho avuto modo di viaggiare ovviamente vivendo qui a Reggio e quindi partecipando anche con mia figlia che è appunto in questa foto, alle varie attività come per l'ultima della Befana dove c'eravamo anche noi. Quindi l'invito è di prendere adesso, di percorrere un cammino insieme e quindi magari riuscire ad incontrarci, non ti dico sempre, però magari più spesso. Questa è una promessa che faccio come Unicef Reggio Calabria. E un ringraziamento ovviamente allo Sporting per tornare doveroso, ai tanti amici che oggi sono qua. Paradossalmente io sono molto più emozionata oggi con tante facce amiche che magari in altri eventi dove in realtà funziona così. Esatto. Sì. Una seconda famiglia,
un luogo in cui appunto siamo a contatto con la natura, in cui sto crescendo mia figlia, quindi l'affetto più caro che ho, no? E quindi poi tra l'altro ho trovato tantissimi babysitter gratis, perché io non ho, esatto, ci sono tanti amici con cui io condivido buona parte della mia quotidianità, e quindi un grazie speciale a tutti i miei amici dello Sporting, nessuno escluso, l'ingegner Ravino, Tina, tutti insomma quelli che sono in fondo e che applaudivano con tipo da stadio. Allora, ci sta, dai. Grazie a Michele per le parole spese. Per tornare alla domanda che mi hai fatto, ti ringrazio. Ti ringrazio perché sappiamo tutti quello che fa UNICEF a livello internazionale, noi rispondiamo a un mandato, ovviamente con UNICEF Italia, e quindi abbiamo a cuore determinate missioni. Quindi quando ti dicono perché ti occupi principalmente di raccolta fondi per i bambini che si trovano altrove, lo fai perché noi calibriamo le donazioni su una serie di esigenze che sussistono realmente sul territorio. Quindi le emergenze ovviamente, quelle che sono primarie, dopodiché tutto quello che è un percorso di lunga data e comunque di lungo respiro, che serve per far sì che i bambini possano effettivamente vivere in maniera adeguata. Noi ci occupiamo di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, e quindi quella è una parte molto importante, è il cuore dell'UNICEF. Accanto a questo, soprattutto nel periodo post-pandemia, ovviamente anche la situazione locale a livello nazionale, comunque anche a livello proprio che ci tocca da vicino, per i bimbi è diventata molto più pesante, molto più difficile da gestire, anche più gravosa, non solo per loro ma anche per chi opera nel settore. Quindi abbiamo cercato, ti parlo proprio nello specifico nel mio mandato, perché io sono volontaria da 11 anni, presidente da 3, faccio parte anche della governanza nazionale, quindi una grande responsabilità. Quindi in un primo periodo ho cercato il periodo peggiore, ovviamente. Diciamo che quella è un'ondata, esatto, che ha investito un po' tutti, esatto, e ha cambiato un po' di cose. E ho deciso insieme ai ragazzi, perché poi il premio oggi non è il mio, è loro, perché senza loro veramente non potrei realizzare nulla. Abbiamo deciso di puntare molto sull'advocacy, quindi la parte di sensibilizzazione e di aiuto e ascolto per i bambini e le famiglie, e quindi ci siamo inventati tutto, laboratori online nel periodo del Covid, giochi, letture da poter fare insieme ai bambini, quindi cercando di allietare per quello che potevamo un periodo di costruzione in casa che non ha sicuramente avuto il migliore degli effetti, soprattutto sulla psiche dei bambini, mentre quella dei genitori ovviamente. Le immagini scorrono nel frattempo, esatto, quando vedere un po' di attività. Usciti dal Covid abbiamo cominciato con l'operatività anche all'interno del VOM, nel reparto di oncomatologia pediatrica, dove i ragazzi a livello totalmente personale facevano un tappone, un giorno sì, un giorno no, andavano e facevano divertire comunque per come potevano i bimbi all'interno del reparto. Parliamo di situazioni non facili. No, assolutamente. Qui siamo in un istituto invece di ragazze madri, quindi abbiamo praticamente destinato la raccolta di regalo sospeso ai bimbi di questo istituto. Un altro regalo sospeso, che era la prima foto che ho visto, era fatto all'interno di una ludoteca, perché ovviamente quello che facciamo lo facciamo sempre grazie ai nostri partner. Partner che in maniera totalmente gratuita ci permettono di organizzare gli eventi. Quindi tutto quello che noi facciamo, grazie anche allo Sporting, che ha fatto degli eventi destinati ad esempio ai cambiamenti climatici, con tornei di tennis, tornei di padel, tornei di burraco, riusciamo comunque poi ad arrivare ad altre realtà. Noi siamo in una scuola di Catona, abbiamo realizzato il percorso Rigotta, la Rigotta è uno dei progetti, diciamo, cardine di cui ne parlavamo pure prima con l'avvocato, proprio perché è una bambola unica, come diciamo noi, ma con un cuore d'oro, perché il bambino la realizza, la immagina per come vorrebbe, e dietro ogni Rigotta c'è un percorso, ma soprattutto alla fine di questo percorso fatto di diritti, l'adozione di questa pivotta rappresenta proprio l'acquisto pratico di un kit salvavita, con all'interno i nutrienti per i bimbi, il braccialetto per misurare effettivamente se il bimbo è malnutrito, le zanzariere, quindi i bambini percepiscono proprio non solo il gioco, apprendono ovviamente tutto il percorso dei diritti, ma concretizzano il tutto in un gesto di solidarietà importante. Qui eravamo appunto all'ospedale, la seconda tornata, diciamo, perché hanno fatto per 2 anni, in questo caso il regalo sospeso, abbiamo portato la valigetta e la pivotta ai bimbi, però non era permesso insomma giocare in quel periodo, e quindi abbiamo semplicemente donato a tutti loro.
Esatto. L'albero di Natale, grazie. Le cose che facciamo sul territorio in realtà sono tante, dopo scuole e bambini che non possono permettersi ovviamente queste attività, qui sono tornati in ufficio, qualche più accanto, in casa anche questo. Sì. Il bello di avere tanti volontari giovani che erano in fattoria, abbiamo fatto la giornata per un periodo da Stella Mamma. Ovviamente il bello di avere tanti volontari giovani che proprio anche danno quella linfa nell'organizzazione poi di cose pratiche, facili, non facili tanto l'organizzazione quanto poi nell'ideazione, no? A volte dico sì, forse era meglio avere un comitato di gente più grande, perché poi sono quelli che hanno conoscenze, ma noi veramente ci siamo fatti da soli. Io personalmente e loro con me. Io sono contenta che molti di loro, grazie alla formazione che facciamo oggi, hanno un posto in questa città e quindi anche hanno trovato il loro sbocco, le loro ambizioni lavorative. Io ne parlo tantissimo ogni anno perché vanno fuori o perché comunque cominciano a lavorare e tanto viene meno. Però è veramente una palestra di vita ed è un percorso che fatto insieme porta tantissime soddisfazioni. Qui siamo di torneo fatto però l'anno scorso, diciamo che ci sono tante attività. Sono tesori del Mediterraneo, laboratori con i bimbi. Sì, noi cerchiamo sempre di unire sempre la svuotasi con la raccolta fondi. E ti dico la verità, ne parlavo pure prima con Michele, per noi la priorità della svuotasi è assoluta, anche perché tutto il resto viene. Come ha detto lui, siamo uno dei comitati come regione più fiorenti in Italia. Quindi cioè, possiamo competere tranquillamente con una Milano, con una Lombardia e questo dà il dato di quanto viene fatto effettivamente sul territorio, per le popoli. Facciamo un giro di nuovi video. E io ti direi con un pensiero se vuoi anche provocatorio, tra virgolette provocatorio. Perché... No, non è una sfida, cioè è una riflessione che faccio a voce alta in realtà, senza... Cioè, ovviamente la realtà che ci hai raccontato è una realtà bella di solidarietà, di impegno sociale, di volontariato e quant'altro. Pensare che nel 2023 ci sia ancora necessità di fare del volontariato orientato appunto a coprire delle mancanze diciamo da parte degli adulti nei confronti dei bambini, ci lascia riflettere. Io spererei un giorno che non ci sia più bisogno dell'UNICEF, ma non intesa come struttura che fa veramente delle cose gregge, ma che non ce ne sia bisogno perché i diritti per i bambini siano tutti quanti siamo soddisfatti. Non so se sei d'accordo. Assolutamente, tra l'altro è un percorso, no, degli anni, un percorso in cui prima si parlava di bisogni, adesso siamo riusciti a farli chiamare diritti, non è una cosa scontata. Però paradossalmente siamo tornati ora, in questo preciso momento storico, notizia di ieri, nel più brutto momento per l'infanzia dell'ultimo periodo storico. Questo perché? Perché tantissimi bambini in fuga, terremoti, cambiamenti climatici che noi sottovalutiamo tantissimo, ma che portano ad oggi ad avere inondazioni, tempeste, terremoti, comunque, Marocco, guerra in Ucraina, terremoti in Turchia e Siria. Perché siamo portati a dire sì vabbè, succede anche prima, succede anche adesso, no, assolutamente no. Tant'è vero che io ci tengo tantissimo a questo tema, ci tengo tantissimo anche a prendere i ragazzi del servizio civile che si occupano proprio del progetto ambiente, perché sono tantissimi i bambini in fuga e voi direte, vabbè, bambini in fuga arrivano da qualche parte, no, perché sono oggetto in queste tratte di persone ovviamente poco raccomandabili, può succedere di tutto. Bambine che vengono date in sposa prima, bambini che vengono rubiti, cioè non sono cose che io racconto anche per basta documentarsi, è l'ultimo di stamattina, l'ultimo report, ieri il nostro portavoce ha pure lanciato un messaggio molto importante, era anche che i sono proprio dati tangibili. Quello che dico io e quello che cerchiamo di fare è creare un mondo a misura di bambino, e finché ce ne sarà anche solo uno continuerà. Lavoriamo per migliorarlo questo mondo. Sì. Grazie mille Alessandra. Signori, premio Sintatia 2023, Alessandra Attarella, coordinatrice provinciale di UNICEF. E consegnano il premio il maestro Michele Affidato e il dottor Lucio Macheda. Eccola qua la piccola. Abbiamo pensato di coinvolgere in questa premiazione ovviamente Michele che rappresenta... Sì, vuol dire qualcosina tuo? No? Certo, certamente. Aspettavo che arrivassero il maestro Fidato e il professore Macheda, che appunto rappresentano l'UNICEF, rappresentano il GOM, mondi che abbiamo appena
appena nominato, ma tu appunto Alessandra hai una dedica speciale, anzi una doppia dedica speciale di questo premio, lo lascio dire a te. Io credo che, scusate l'emozione, nel mio percorso ho incontrato tanti angeli in terra e anche quelli che mi servono da lassù. Purtroppo ho avuto delle perdite ultimamente, ma devo dire grazie a due persone in particolar modo che sono scomparse prematuramente per delle malattie che l'hanno portata via insomma in maniera repentina. Due giornalisti, miei amici, che mi hanno aiutato nello svolgimento delle mie attività con un volo per il Nepal e con tantissime altre cose, anche la semplice correzione, no? Una bozza di comunicato, io prima la facevo leggere a loro. Quindi mi sento questa sera di dedicare questo premio a Massimo Bandiera e Pietro Bellantoni. Simbolicamente il premio va anche a loro. Grazie Alessandra. E a proposito di Alessandra, arriva anche Alessandro, perché oltre ai premi, oltre ovviamente alla realizzazione del maestro affidato e al Perseo che rappresenta Pokémon dell'economia, abbiamo anche il piacere di consegnarti un piccolo omaggio popolare con un pensiero a Massimo e a Pietro anche, insomma, che ci continuano a lavorare per noi da lassù. Allora, noi procediamo adesso con la prossima premiazione. C'è un piccolo coordinamento tra noi e la regia. Volume. Con una storia lunga 700 anni, 57 dipartimenti, 11 facoltà, oltre 121.000 iscritti, circa 8.000 tra docenti, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, la Sapienza è il più grande ateneo d'Europa e uno dei più importanti al mondo. Sapienza è prima al mondo negli studi classici e storia antica, è prima in Italia nelle discipline umanistiche e nelle scienze naturali. Con noi per il premio Simpatia 2023 la magnifica rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, professoressa Antonella Piccolini. Professoressa, mi permetto, buonasera, è ben arrivata. Come si può dire, abbiamo dato i numeri, nel senso che abbiamo fatto un po' la storia di quella che è La Sapienza, veramente numeri importanti, la prima università a livello europeo con una storia veramente incredibile, una storia gigantesca. Abbiamo visto quali nomi sono venuti fuori da una struttura che rappresenta un po' il cuore di quella che è la conoscenza, quella che è la formazione per i ragazzi. Soprattutto partiamo dalla sua storia personale, perché lei è una studentessa della Sapienza, sì, che poi ovviamente ha intrapreso una carriera che adesso ripercorreremo assieme fino a essere eletta per la prima volta nella storia dell'Università Sapienza di Roma, prima rettrice donna, e qua ci vorrebbe un grandissimo applauso, che fa parte di un gruppo di sette rettrici in tutta Italia. Assolutamente, oggi siamo 11. A oggi sono di più, però. L'ultima arrivata è proprio una rettrice romana dell'Università Europea, che è appunto a Seserro, ma da 10 giorni siamo 11. E beh, insomma, c'è stata questa bella svolta al femminile, perché se voglio dire cambia tutto, nel senso che come cambia la società, il mondo dell'università muta, si adatta, si avvicina. Com'è cambiata la Sapienza da quando lei era studentessa fino ad oggi che è rettrice? È cambiata molto. Io ho studiato in Sapienza medicina negli anni 80,
peraltro sono stata anche rappresentante degli studenti, quindi insomma ho conosciuto l'Ateneo, il percorso, la parte attiva, la vita, la vita attiva. Attiva. È cambiata come sono cambiate, come è cambiato tutto il sistema universitario nazionale. Poi certamente rispetto a un Ateneo grande come Sapienza, i numeri li avete, li avete sentiti, alcune cose non sono cambiate, ancora carenza di spazi, quindi ancora ogni inizio degli anni accademico la necessità di modulare al meglio l'attività didattica con aule, laboratori, anche perché grazie a Dio l'Ateneo è un, nell'Ateneo le immatricolazioni sono, continuano ad essere importanti, quindi abbiamo sempre necessità di trovare nuovi settili e nuovi spazi. Ma soprattutto come si adatta alla gioventù odierna? Perché ovviamente sono cambiati i ragazzi, non sono più i ragazzi degli anni 80. Parlavo proprio poc'anzi con il dottor Zimbalati, che saluto e ringrazio. Due lettori stasera, insomma. Per la sua presenza abbiamo, diciamo, proprio in queste ultime ore di nuovo la protesta studentesca che si realizza col movimento delle tende. Il problema degli alloggi, il problema dei costi, in particolare degli studenti fuori sede, e Sapienza che ha 230.000 studenti ha 40.000 fuori sede. Quindi le problematiche abitative che poi in ultima analisi, in particolare per i fuori sede, diventano veramente un problema di diritto allo studio, una politica di studentati che è un problema nazionale che ovviamente non si riuscirà a risolvere in tempi brevissimi, ma che con la presenza dei fondi che sono dedicati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la realizzazione delle residenze studentesche ora si è particolarmente accesa. Consideriamo che i due anni di Covid che hanno tenuto lontani i nostri studenti dagli atenei e quindi la didattica a distanza aveva, come dire, subito un problema che in realtà è almeno ventennale. Quindi insomma, noi rettori di questi temi, diciamo, ci dobbiamo trovare a discutere, e non in primissima persona, perché a seconda delle situazioni delle varie regioni il diritto allo studio è in capo appunto agli enti regionali. L'argomento delle residenze degli studenti ormai ha preso una dimensione nazionale, proprio perché ci sono i fondi, certo, dedicati al Piano Nazionale di Questo. Ma si è fatto l'idea di quale dovrebbe essere la soluzione? Secondo lei, diciamo, volendo staccarsi da quella che sarà in realtà poi la linea politica nazionale? Ma in realtà io posso riferire quello che ha fatto il nostro Ateneo rispetto alla progettualità delle residenze, però, come dicevo, a tempi lunghi, considerate che noi stiamo edificando una residenza che viene da fondi del 2018, piuttosto che, questa è una misura che abbiamo messo a terra nel periodo estivo, quello di utilizzare dei fondi di bilancio dedicati proprio al contributo alloggio per gli studenti meritevoli. Sapienza ha investito 3 milioni di euro e ha diciamo, allocato un bonus alloggio di 1.500 euro con la stessa cantina. Insomma, c'è da gestire una città in pratica. Perché sì, Sapienza è una città. È una città, se considera che Reggio Calabria fa 200.000 abitanti circa, Sapienza ne ha 160.000. Intorno ai 130.000, insomma, il corpo accademico, tecnico, amministrativo e bibliotecario, siamo numerosi. Prima si perde della Calabria, veniamo adesso al suo legame con la Calabria. Io sono molto legata alla Calabria, mio padre, peraltro, ma io mi chiamo Polinelli, è un ecco, partiamo dal cognome. Un cognome che si trova proprio tra Reggio e Messina, il resto della Calabria è abbastanza raro. È una radice a cui sono veramente molto legata. La Calabria è stata il luogo delle mie vacanze estive da bambina. Ho avuto modo di dire anche in altre occasioni di cosa ricordo in particolare della Calabria. Per me è un ricordo prima di tutto sensoriale, il profumo del gelsomino d'estate, una poesia. E ricordi importanti, tanti amici, appunto che sono stati amici d'infanzia, per periodo, diciamo, l'ho meno frequentata, ma poi sono sempre tornata. E della Calabria
del popolo di Calabria, ed è una cosa che riconosco anche nella mia persona. Ho sempre ammirato la determinazione, l'orgoglio, il senso di appartenenza. Si dice che ci sia sempre un calabrese in tutte le varie situazioni. La Sapienza, quanti in realtà calabresi ci sono? Tanti. Anche tra i professori, ma anche il corpo docente. Sono molti i nostri studenti fuori sede, e tra l'altro si distinguono sempre, perché nelle associazioni studentesche, che poi siedono negli organi collegiali, in senato accademico, in consiglio di amministrazione, è difficile che non ci sia una studentessa o uno studente calabrese. Tra il corpo docente tanti, ed in tutte le facoltà. Mi siamo molto appassionati in questo, anche nella formazione dello studio. Per quanto riguarda invece quella che è la rete di collaborazione tra le varie facoltà e le varie università, qual è il suo pensiero, la sua visione? Cioè, un collegamento tra le varie università, è possibile? Che vantaggi può avere? No, non è solo possibile, è doveroso, e soprattutto nei territori, quindi questo vale per la regione Lazio, ma vale anche per la regione Calabria. La sinergia tra atenei rispetto poi alle attività di territorio è fondamentale, e i fondi del PNR sono particolarmente importanti in questo senso. Noi nel Lazio, per esempio, grazie a un progetto che è tutto a nome di Rom Technopole, abbiamo messo a sistema tutte le università pubbliche e non statali del Lazio, con Regione, il Comune di Roma, le piccole e medie imprese, le camere di commercio. E in questo stiamo lavorando con dei progetti che ovviamente sono un finanziamento dedicato del PNR. Quindi, insomma, si deve fare in questa maniera, la direzione è quella. Assolutamente sì. Professore, secondo lei dove va l'università italiana? Qual è la direzione che ha preso? Allora, è una domanda un po' aperta, lo so, però... No, la domanda è aperta, allora io parto qual è il suo pensiero? Parto da un dato, che è un dato che registra il numero estremamente basso di laureati nel nostro paese, e questo è un dato che ovviamente abbiamo il dovere di invertire, no? Questi numeri, i numeri bassi di immatricolati, quindi poi di laureati nel nostro paese, poi in disparte il tema dei laureati STEM e quant'altro, facciamo un ragionamento più generalista, è ovviamente un grande problema per il sistema paese, e il grande l'elemento che deve far riflettere è come quindi gli atenei, il sistema universitario italiano debba mantenere un sistema di finanziamento che negli ultimi anni abbiamo visto leggermente crescere, ma che non vorremmo mai vedere diminuire, vero? Perché c'è una preoccupazione, perché è evidente che, e questo tanto più è più importante per gli atenei pubblici, quindi l'importanza fondamentale di realizzare un collegamento col sistema scolastico, in particolare con le scuole superiori, e quindi per orientare i nostri studenti, che insomma da studenti dal liceo dell'università, e soprattutto modulare un'offerta formativa da parte dei singoli atenei che possa anche recuperare quei giovani che non si iscriverebbero all'università. Questo credo che sia una delle missioni più importanti. Io volevo sottolineare anche l'importanza di quella che è la ricerca all'interno dell'università. Noi abbiamo avuto durante il periodo di Covid una sorta di scatto di orgoglio all'interno della nostra facoltà di agraria. Il rettore me lo ricorda sempre, durante quel periodo dove non c'era possibilità di trovare il famoso disinfettante, qui c'è il Bergamotto, quindi lo so già, Bergamotto. Lo so già, me l'hanno anche promesso, esatto. Ma anche alla luce di alcuni personaggi che noi abbiamo avuto seduti al posto suo negli anni precedenti, abbiamo avuto il professor Martellongo, abbiamo avuto il professore Furfano, sono delle eccellenze che hanno trovato comunque la loro dimensione all'estero, sia tu sono in Arizona, il professor Longo adesso non ricordo se era in Canada, comunque anche lui in America. Cosa possiamo fare per trattenere invece queste eccellenze?
se è necessario secondo lei o se non c'è questa emergenza, ecco, volevamo capire assieme a lei se è un'emergenza che esiste o non esiste o se c'è subita. Mi riaggancio a quello che è stato detto da alcuni premiati precedenti. Allora, certamente per i giovani e comunque per un, in ogni caso per un ricercatore, per uno scienziato, è fondamentale fare esperienze internazionali. L'importante è tornare, quindi bisogna realizzare le condizioni migliori per far rientrare i nostri migliori cervelli. Su questo diciamo che a livello di Atenei possiamo mettere in atto alcune strategie. Noi per esempio per i vincitori di fondi internazionali abbiamo realizzato dei contratti dedicati in cui c'è la possibilità di una riduzione dell'attività didattica per potersi concentrare maggiormente a livello nei laboratori. Però certo, così come in molte regioni vige la defiscalizzazione dello stipendio per il ricercatore che rientra. Certo è che i nostri stipendi non sono competitivi, non sono proprio competitivi non solo gli stipendi del ricercatore, ma anche quelli dei professori associati e dei professori ordinari. Quindi ci vuole comunque un intervento a livello nazionale. Direi proprio di sì. Penso noi abbiamo rischiato di non averla qui oggi, perché c'è stato lo sciopero poi è stato non ha impattato. Però diciamo che siamo stati veramente fortunati ad averla ospite questa sera, abbiamo veramente avuto un grande piacere di passare un po' di tempo con la professoressa Antonella Guerrieri, magnifica recice dell'Università La Sapienza di Roma. Alla, e con grande piacere, con grandissimo piacere che io chiamo qua con noi sul nostro palco, vicino al nostro palco, i personaggi che andranno a premiare, a consegnare fisicamente il premio alla professoressa Antonella Polimeni. E abbiamo Mimmo Vangemi, che oltre ad essere un grande scrittore, è ingegnere, quindi è una persona che insomma, ha passato i suoi tanti anni sui libri, sulla nostra università, meravigliosamente. Con grande successo, e poi chiaramente il rettore dell'Università Mediterranea, il dottor Zimbalatti, Giuseppe Zimbalatti. Abbiamo il piacere anche di chiamare il nostro testimone, il maestro Michele Affilato, per la foto finale. Sì, grazie per essere stato. Certo, certamente. Allora, signore e signori, ancora una volta noi ringraziamo veramente di cuore la professoressa Polimeni per aver raggiunto Reggio Calabria, per il premio Simpatia 2023. Grazie per la sua testimonianza, grazie al rettore Zimbalatti. Premio Simpatia 2022? Sì, questa professoressa, a proposito di profumi, bergamotto Reggio Calabria non poteva mancare, e poi... No, è un orologio, no, sì. E questo è il Perseo che rappresenta la storia delle ferrovie. Grazie mille. Mimmo, mi ha capito, ma deve essere un altro video, non uscito, se non sbaglio, un altro video che sta realizzando. Ma sta facendo un altro video, se non sbaglio, un altro libro. Non diciamo niente, ne parleremo più avanti. Grazie a Mimmo Vangemi anche, grazie. E adesso prossimo contributo video. Si tramandano di generazione in generazione, secondo antiche ricette. Agostino Salvatore, amministratore delegato dell'azienda La Cascina, ristorazione e prodotti tipici. Il sugo alla corte d'assise vecchia maiore nasce proprio dalla passione e dall'amore per quello che la terra ci offre e dall'unione delle migliori materie prime della tradizione culinaria calabrese: pomodoro fresco, tassellino, prezzemolo, aglio, olio evo extravergine d'oliva e peperoncino piccante. La
preparazione comincia nei campi di Roccella Ionica, dove i pomodori vengono raccolti e poi fatti riposare in ambiente di vita. I pomodori buoni vengono selezionati, lavati accuratamente e poi messi nel pentolone colmo d'acqua bollente fino a quando giunge il momento di trasferirli nella macchinetta passata. I pomodori, ormai semi spappolati dalla cottura, si separano. Da un lato una scia di salsa bollente scorre dallo scivolo della macchinetta e termina nel recipiente. Dall'altro lato le bucce e i semini diventano compostaggio per i terreni. E la storia ricomincia. Oggi, a più di 60 anni dalla nascita così singolare di questa ricetta, inventata nel lontano 1958 dal famoso chef Gaetano, la Cascina 1899 ha deciso di portare il sugo alla corte d'assise vecchia maniera sulle tavole delle famiglie. Oggi il piatto alla corte d'assise è diventato il piatto regionale tipico calabrese, in una terra dove abbondano le verdure, in una terra ricca di sapori genuini e semplici. Sugo alla corte d'assise vecchia maniera, l'antica tradizione calabrese. E la storia continua. Signore e signori, riconoscimento speciale 2023 per la Cascina 1899. Abbiamo con noi Rocco Agostino. Rocco, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora Rocco, la storia è stata praticamente riassunta in questo video introduttivo. Io ho una domanda sola per te. Perché corte da sigla alla vecchia maniera? Allora, siamo la terza generazione di ristoratori. Mio nome gestivo il ristorante da Rocco. Sì. Praticamente sono venuto a mangiare dei magistrati. Allora c'era questo estero, questo giovane chef Gaetano, che adesso non c'è più, ci prepara un piatto particolare. Lui ha messo sotto proprio questo piatto piccante. Questo piatto è buonissimo. Poi negli anni, tutti i nostri ristoranti, tutte le persone che cercano sempre questo piatto qua, lui un pochettino non sapeva dare un nome. E questo magistrato lo facevano piccante come noi, la corte d'assise. Quindi in pratica sono stati magistrati a dare il nome al sugo. E poi noi, con gli altri, l'abbiamo riproposto, l'abbiamo imbottigliato, l'abbiamo stasera. Ah, quel tentativo lo assaggeremo chiaramente, non va. Insieme a mio fratello Salvatore. Che abbiamo visto nel video. Rocco, per me è un grande piacere che tu sia qui stasera, sia perché ovviamente gusteremo la corte d'assise che abbiamo già pregustato. Mi ricollego anche un attimo al discorso dell'artificio, prima i profumi, i sapori, anche questo, insomma la corte d'assise è un grande sapore, un grande ricordo da portare. E però assieme al maestro Paolo Chelli, che pregherei di avvicinarsi, il maestro Paolo Chelli, vieni Paolo, vieni pure. Volevo raccontare una storia che sta nascendo, quella di un menù identitario, perché quella che è la storia della cascina, cioè quella di portare avanti un ricordo partendo appunto da ingredienti semplici come il pomodoro, come il basilico, come il peperoncino, che è in Calabria, prima viene il peperoncino, il re, e poi magari viene ricordato tutto il resto, si sta creando, sta nascendo una sorta di identità culinaria, un menù identitario. Ecco, magari lo spiegherò insieme, hai dato il microfono precisamente così il maestro Paolo Chelli può intervenire insieme a Rocco e ci raccontano questa storia meravigliosa che sta nascendo. Sì, buonasera a tutti. Intanto è valorizzare la Calabria. Abbiamo tante di quelle eccellenze in Calabria che forse, dico forse, ma forse possiamo togliere proprio la parola forse, siamo la regione con più eccellenze d'Italia. Abbiamo gli agrumi più importanti che ci sono al mondo, abbiamo l'olio, abbiamo il vino, abbiamo il fico dottato cosentino, la liquirizia, ma tante di quelle cose che quasi quasi ce ne vergogniamo, però io dico dobbiamo portarli, farli assaggiare i calabresi, però portarli in giro per il mondo. E allora è nato questo progetto di fare il menù identitario che presenteremo tra qualche settimana. Dove i turisti che vengono qua in Italia, in Calabria, in occasione delle fiere, delle vacanze, magari far assaggiare questo percorso come se fosse un ristorante stellato, però facendo assaggiare tutte queste prelibatezze, quindi facendo una sorta di profumi e di sapori, e inebriando e facendoli
andare via estasiati. È già benvenuto la Curina, quindi non vedo l'ora di assaggiare il menù identitario. Allora, Rocco, grazie intanto per la tua presenza, grazie. Anche per quello che ti anticipo il grazie per quello che ci farei assaggiare più tardi. Maestro Garidi, ti pregherei di fermarti perché insieme al maestro Antonello Fragomeni e a Paolo Magheda, che si prego di avvicinarsi, prenderemo il riconoscimento speciale alla cascina 1899. Maestro Fragomeni, accogliti pure. Paolo, vieni pure. Il presidente Pino Strati dov'è? È scomparso dalla circolazione perché sta coordinando un po' il tutto. così consegniamo la creazione del maestro Ferraro per sì, e c'è anche eccolo qua, riconoscimento speciale. Lo do a Paolo, che lo consegna invece a Rocco. Signore e signori, la cascina 1899, riconoscimento speciale 2023 del premio Simpatia della Calabria. Grazie maestro. Io ho approfitto anche per ringraziare Apar, sempre come? Pino se n'è andato, se ne va, quindi vabbè, poi eventualmente il resto come? No, vabbè, lascialo stare, abbiamo ancora dei premi da consegnare, poi in separata sederemo il resto. Grazie mille, ringraziamo anche Apar, ringraziamo tutte le aziende che sono vicine. Paolo, hai deciso qualcosa? No, parliamone subito. Al volo, ti blocco un attimo. Dov'è che la stanno mettendo in Fabio, preparati perché adesso chiudiamo col botto di te. Allora, ne approfittiamo un secondo solo della presenza del maestro Garidi per parlarvi di quest'altro prodotto, che è un'idea incredibile, è un'identità anche questa, giusto? Sì. Allora, nasce Identità 0963. 0963 è racchiudere in un lievitato che presenteremo il giorno 20 del 2024, cioè all'inizio dell'estate, e quindi in questo lievitato, che sappiamo benissimo che il panettone è il re dei dolci in Italia, ci sono i profumi e i sapori di un'intera Calabria. Pensate che all'interno di questo prodotto ci sono i 5 agrumi calabresi, c'è la liquirizia, c'è la cipolla di Tropea, c'è il fico d'ottato cosentino e la melassa di fichi. Una piccola percentuale di olio d'oliva, quindi va a togliere un po' la parte di grasso del burro, e quindi ci presentiamo in questo momento qua in Calabria, però lo vogliamo portare in giro per l'Italia, e quindi il 20 di giugno del 2024 ci sarà la notte di identità. Identità 0963 perché in questo momento io parto da Vibo Valentia a fare questo prodotto, però ci sarà Reggio Calabria con 0965 e le altre province. Quindi viva. È una bella sfida. Allora, per Rocco, ovviamente per la cascina, anche il Perseo, che è il simbolo delle ferrovie. Grazie al maestro Agostino, grazie al maestro Garidi. Veramente un piacere avervi con noi. Intanto regia, se vuoi preparare il prossimo contributo, diamo spazio alle foto. Grazie mille, grazie maestri. Prego. Thank you.
Signore e signori, premio simpatia della Grappa 2023, head designer, Mr. Claudio Rigato. Dove ci porta Claudio Rigato? Ma guarda che meraviglia che abbiamo. Preferisci per Messier Claudio Rigato? Preferisci Messier anziché Mister? No. Ma è certo il microfono. Verso su? Ok, prova? No, aspetta, cambiamo il microfono. Controlliamo il nostro Schulz praticamente. Adesso sì. Ok, ringraziamo anche Francesco Mirotti che questo inverno sarà con noi a Calabria d'Ottore. Claudio, ben arrivato. Grazie. Anche te abbiamo avuto il rischio di non averti stasera. Sì, sì, sciopero. No, ma a parte lo sciopero. Poi io in realtà sai che sono quasi di partenza. Eh beh, sì. Allora, adesso vi racconto brevemente questa storia. Ovviamente con Claudio ci siamo sentiti più volte in questo periodo in vista del premio, salvo però non considerare che ci potesse essere la possibilità che la tua casa di molla, cioè la risata, anticipasse quella che è la presentazione. Non è sfidato di solito il sabato. Esatto. Cioè, non abbiamo mai calcolato questa possibilità. Domani. Mentre invece domani c'è la presentazione ufficiale della collezione La Primavera Estate. Addirittura ci portiamo già avanti. Stiamo anche lavorando su. Spiegami come funziona questa cosa. Io non ho mai capito come. Quanto anticipo c'è in realtà di lavoro nella moda? Per noi che progettiamo, per me. Brand, in questo caso un brand tartanese, dicevo che per me spesso è più di un anno prima, quindi io lavoro con un anno di anticipo, quindi se in realtà adesso noi presentiamo l'estate prossima. Adesso grazie un po' con il microfono di Claudio, il terzo. Sì, dell'estate diciamo? Io già stiamo lavorando sull'invernale prossimo, quindi sì. Io sempre con un anno e mezzo. Ma io a questo punto sono costretto a fare a te. No, ma sono costretto a fare a te la stessa domanda che ho fatto a Stefano. Sì. Perché tu a questo punto, come lui ha la responsabilità o comunque il peso di essere un'ispirazione, una fonte di ispirazione per quello che è il suo settore, quindi l'architettura, il disegno degli interni o degli esterni dell'applicazione. Il tuo è un. Tu praticamente deciderai oggi quello che vendo stiamo tra un anno. Sì, sì, sì. Io in realtà lavoro su ispirazione, no? Perché come diceva Stefano e altri, viaggiamo, guardo mostre, sono sempre molto vampiresco in quello, perché sono molto curioso, quindi cerco di prendere il più possibile, di informarmi. E quindi l'ispirazione viene attraverso anche le informazioni che assorbono. Quindi da un momento all'altro ti prende l'ispirazione. Ecco, tu mi hai detto che queste sono, diciamo, di questa collezione sono le tue preferite. Non sono le mie preferite perché le mie preferite sono tutte. Ah, ecco. Lavoro da credo 35 anni, gli ultimi 25. Due brand, Roberto Peraglio, che lavora da 20 anni, quindi ha rappresentato e rappresenta ancora la mia famiglia, la mia seconda famiglia. Una parte importante. Si muove. E quindi ho vissuto il meglio, no? Con il lavoro di questo lavoro e mi hanno dato tante possibilità. E poi con questo brand Elisab, che è un brand franco-libanese che veste in realtà tutte le celebrity più importanti del mondo. Rappresentiamo per certi aspetti forse il massimo che si possa deliberare. Vediamo che comunque questo è un brand. Esatto, veste la regina di Giordania. Abbiamo vestito l'ultimo matrimonio dei reali di Giordania, Beyoncé al concerto, Madonna. Senti, ma arriva Madonna, cioè, voglio dire, come ragionate quando dovete confezionare un abito per Madonna, per esempio? Ma intanto c'è un'equipe enorme che lavora per loro. Arriva Madonna, buongiorno, voglio un abito. Arriva Madonna, manda i suoi stylist, ci contatta e assieme si discutono quelli che sono poi. Poi dipende se certo per una serata, insomma ci sono tante persone che qualcuno con loro c'è sempre un contatto massimo.
Invece è una sempre sì, allora, Claudio è molto timido, devo dire la verità. Tantissimo mi fai parlare. Però giustamente noi vogliamo sapere, perché sai, non è che capita tutti i giorni di poterti chiedere appunto chi è Madonna oppure la regina di Giordania, che è Middleton, cioè tutte sapere, visto che noi siamo abituati ad avere in casa attraverso la televisione o attraverso la musica, ma non sappiamo in realtà come si rapportano con voi. Si rapportano come tutti gli altri. Intanto noi con questo brand non cerchiamo sempre, tu pensa che i reali d'Inghilterra comprano i vestiti e poi noi la stessa cifra la abbiamo in beneficenza, per cui ci sono delle sinergie importanti, per cui non è solo un rapporto di estetico, di voler vestire un brand, la stessa volta è anche molto molto empatico. Per cui senti, adesso voglio chiederti invece come è nato quello legato con stylist, cioè designer. Tu sei ovviamente sei formato qui in Calabria e poi sei andato via. Sì. Ho studiato il liceo artistico a Reggio, poi semplicemente per un caso ho fatto un concorso per designer, giocando, perché veramente non avevo nessuna possibilità di informativa. E quindi Giulia c'era già in Versace e tanti altri, e ho vinto su 11.000 concorrenti, e così ho iniziato un anno dopo, volevo fare l'architetto e non ce l'ho fatta. Vuoi fare l'architetto? Forse volevo studiare più storia dell'arte. Però mi ero iscritto all'architettura, non ce l'ho fatta, perché ho iniziato a lavorare in Giappone subito, per 6 anni. Così è iniziato da inesperto, poi insomma. Così parte dalla storia, la storia di Sanji. È una storia che comunque ha delle radici molto forti ancora in Calabria, tu sei di Lazzaro. Assolutamente. E ci torni tantissimo, spesso. La famiglia, i talenti, gli amici, per cui per me ma sai, dico sempre che la Calabria, Reggio viaggiano con me, sono sempre accanto. Sì, ma la Calabria c'è, facciamo una cosa, perché questa è una cosa meravigliosa, quando si va fuori sempre si porta a casa nel cuore in casa. A quanta Calabria c'è invece nelle tue creazioni, nel tuo lavoro? Sempre, perché noi credo che nasciamo in una terra, abbiamo avuto la fortuna di nascere in una terra molto colta, molto forte, e tutto questo è sempre con me, per cui ho sempre un pensiero, no? Nell'arte, la Mondadelicia, e nella drammaticità, a me piace tanto la drammaticità nelle cose, se fai delle belle cose e ci metti il cuore, la gente se ne accorge. E questo è il messaggio con cui vogliamo chiudere questa serata: se ci metti il cuore, se ci metti io il cuore sempre, ma non solo sul lavoro, lo metto nella vita sempre. Esatto, cioè lo allarghiamo come messaggio, non è semplicemente legato alla professione, ma è un po' quello che usciva anche dal discorso con Stefano, con l'elettrice, con Alessandra, insomma, quando ci si mette il cuore in quello che si fa, si vede, si capisce. Si percepisce. Per me è stato un innamoramento, il mio lavoro, mi sono proprio innamorato e quindi ho dedicato gran parte della mia vita, la dedico ancora, no? E quindi si ama e si fanno le belle cose, si vince tutto, anche il male. Per cui io devo amare. Solo un'ultima cosa, c'è qualcosa che vorresti fare e non hai ancora fatto? Guidare. Guidare, non guidi. Facciamo la mia stasera. Signore e signori, è stato con noi Claudio Di Carlo, designer di Elisab, e ovviamente con una grande, grande esperienza anche in brand giganteschico come io, Beppo Cavalli, ma con il cuore sempre a Lazzaro, in Calabria, a Reggio Calabria, in Calabria. E allora, abbiamo il piacere di chiamare l'imprenditore Claudio Carbone. Non c'è. Ah, vabbè, allora lo dai tu il premio, Pino. Lo consegni tu direttamente? Sì. No, ma...
mi hanno cambiato la scaletta, Claudio, come al solito, non mi dicono niente, quello è questo, cioè loro mi lasciano improvvisando, cioè, si è spostato di là. Eccolo qua. Allora dai, consegniamo la creazione al nostro Claudio Ligato. Ringraziamo Monica Falcomatà e Pietro Sacchetti che consegnano la creazione. E tu adesso sei ufficialmente un ferroviere anche. Della grande famiglia dei premiati del premio Simpatia. Bene, allora io pregherei tutti quanti i premiati di raggiungerci qua per la foto finale. Siamo tutti di insignire. Sì, l'ho appena detto. Quindi, cortesemente, la dottoressa Dovella, la professoressa Polimeni, l'architetto Stefano Trapani e il maestro Claudio Ligato, che è già qui con noi. Io intanto le approfitterei per ringraziare ancora una volta Alessandro Allegra, che questa sera è stato in regia con noi. Grazie anche a Francesco Mirotti, che ci ha dato il suo supporto tecnico. Grazie ancora una volta allo Sporting Stelle del Sud, che ha ospitato l'edizione 2023 del premio Simpatia, e soprattutto grazie al maestro Michele Affidato e Antonio Affidato, che hanno impreziosito la serata, insieme anche ai pasticceri di Apar e alla presenza di La Cascina 1899, e grazie soprattutto a voi che avete reso questo premio meraviglioso. La Cascina, Costanza, perché deve fare casino di nostra? Spiegami. Non riusciamo a trovare un premiato che faccia tranquillanti, camomille, qualcosa così. Troviamo un'azienda che faccia. Allora, vieni Costanza, vieni, avvicinati. L'ingegnere, c'è l'ingegnere ancora in sala, così facciamo la fotografia finale. Ingegnere, caro, avvicinati, vieni, dai, insieme a noi. No. Vabbè, ma sta con noi, no? Sta con noi, facciamo la foto tutti insieme. Marco. Grazie anche grazie a Tomarchio che ci ha mandato in linea, in diretta, e sì, siamo stati in diretta. Guardiamo, chi dobbiamo guardare? Ci siamo? Signori, grazie ancora ai più insigniti del primo Simpatia Palazzo 2023, e adesso abbiamo il piacere di offrirvi la...